Crosil ci ha fornito gli accessori dedicati alla C70, ci sono il cage, le baseplate con i rods che poi diventano spallaccio all'occorrenza, i vari braccetti per montare i monitor esterni, i fermacavo, il matbox. Crosil fa dei supporti davvero su misura, ma come se fosse davvero una sartoria di alto livello, perché hai l'impressione che diventino tutt'uno con la macchina, quindi non creano, ecco, ingombri strani eccetera, ma rendono tutto più fluido e la velocità sul set è tutto. Quindi, ecco, avere anche accessori che ti permettono di lavorare velocemente, di passare rapidamente dal gibo, che ve ne parlerò tra poco, di cartoni, o al cavalletto oppure allo spallaccio in una manciata di secondi, ovviamente questo è quello che cerchi quando stai lavorando. E Crosil fa degli accessori che vanno in questa direzione. È il tempo che manca alla nuova versione Pro. Oggi è il tuo compleanno, Luca. Il gibo è un piccolo crane portatile, piccolo si fa per dire, perché comunque è una bella estensione, ti permette di fare dei bei movimenti di macchina. Io come regia uso molto i movimenti di macchina, ma pochissimo quelli con gli stabilizzatori elettronici. Io uso spesso carrelli, appunto il gibo, quindi crane, perché mi piace quella piccola parte umana che rimane nel movimento di questi supporti. Il gibo è davvero il mio supporto preferito, in questo corto è stato fondamentale. Io ho pensato la regia di questo corto con l'idea di utilizzare il gibo. Perché? Perché questo corto è fatto di tanti piani sequenza, la macchina da presa quindi è un fluire continuo, costante, è quasi un personaggio, perché poi, ovviamente non posso dirvelo, però è davvero parte della narrazione, anticipa il protagonista, lo segue, risponde a quello che fa. E ovviamente la libertà di muoverlo mi ha permesso di dare vita a questi movimenti di macchina. La macchina da presa tu senti come se è veramente un personaggio, ma non lo dico con fare retorico, realmente questa macchina respira e questo respiro è dato grazie al gibo di cartoni.